Salve a tutti operatori e bentornati ancora una volta sulla Rainbow Six Italian Community. Finalmente il periodo di esami è finito, di conseguenza ci vedrete un po' più spesso qui su YouTube. Oggi siamo qui per illustrarvi la nuova sfida inaugurata da Ubisoft per ingannare l'attesa che ci divide da Operation Outbreak in arrivo il 6 marzo. Prima di farlo però vorrei ricordarvi alcune cose anche perché abbiamo letto numerosissimi commenti negli scorsi video che ci facevano sempre le stesse domande al riguardo. Per prima cosa vi ricordo che Operation Outbreak sarà disponibile insieme ad Operation Chimera a partire dal 6 marzo per tutti i giocatori di Rainbow Six. La differenza tra i possessori del Season Pass e i non possessori è semplicemente nell'arrivo dei nuovi operatori, Lion e Finca. I possessori del Season Pass avranno i due nuovi attaccanti il 6 marzo, appena dopo l'aggiornamento. Gli altri invece li riceveranno una settimana dopo e ovviamente dovranno acquistarli al costo di 25.000 fama ciascuno. Vi ricordo inoltre che avrete di tempo solo fino al 6 marzo per acquistare le skin stagionali di Operation White Noise e che le stesse saranno comunque applicabili per sempre su tutte le armi disponibili fino al 6 marzo, vuol dire che sui nuovi operatori non saranno applicabili. Infine, ultima informazione, questa ce l'avete chiesta in tantissimi su Facebook e su Instagram, dove come al solito vi invito a passare. Moltissimi player, dopo aver riscattato il Season Pass, non hanno ricevuto la skin Damascus, mostrata qui in immagine. La skin sarebbe dovuta comparire appena dopo aver completato l'acquisto del Season Pass, ma a quanto pare per qualche sorta di bug non è stato proprio così per tutti. La Ubisoft si è espressa al riguardo e ha confermato che questo problema verrà risolto il 6 marzo, quindi chi ha acquistato il Season Pass riceverà questa agognata skin. Fateci sapere qui sotto nei commenti se come me siete stati dei fortunati e avete ricevuto questa skin senza troppi problemi. Fortunati poi è un parolone perché a me non piace tanto. Passiamo infine ad analizzare la sfida di cui vi parlavo all'inizio del video. Proprio oggi è arrivata una nuova challenge particolare all'interno dello Ubisoft Club, che vi consigliamo di attivare quanto prima, proprio perché non sarà semplicissimo completarla. La sfida, chiamata Forza 5, consiste nel completare e vincere 5 partite, libere o classificate, ma partendo dalla lobby in 5. Fate attenzione a questo punto, sarà necessario infatti iniziare la partita solamente quando si avrà la squadra completa, quindi voi più 4 amici. Ovviamente, qualora qualcuno si dovesse disconnettere, immaginiamo possa causare problemi a questa sfida. E inoltre qualche player con tantissimo tempo libero, che è riuscito a completare la sfida in mezza giornata, ha confermato su Reddit di non aver ricevuto il ciondolo, probabilmente a causa di qualche errore, quindi la Ubisoft sta correndo ai ripari. Ma non preoccupatevi, ovviamente il bug verrà risolto e quindi questo bellissimo ciondolo sarà sulle nostre armi. Io adesso stacco qui e vado ad accendere la console per provare a completare questa sfida. Fatemi sapere nei commenti quanto tempo ci avete messo per portarla al termine e ovviamente lasciate un like. E mi raccomando, se le informazioni vi sono state utili, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, così da non perdervi i prossimi video. Noi, come sempre, ci vediamo alla prossima. Oh, you make me wanna talk back.